Bentornati per il 29esimo episodio di Bloodborne, come sempre sono Giro Ruoto e siamo arrivati qui per affrontare una nuova boss fight. Come vedete sono senza Eki, perché come sempre registrare un episodio ma ho fatto un fail clamoroso. Sinceramente non dovevo farlo questo errore, ma ormai sapete come sono fatto. Almeno dovreste sapere come sono fatto. Sì, ho già affrontato la boss fight e ho perso. Sì, ho perso, mi dispiace, ma come ho detto, se mentre gioco parlo io perdo, cioè, è proprio matematico. Faccio come ho fatto prima, affondo e via. È molto semplice questa boss fight, se poi siete dei ritardati come me perdete sicuro. Allora, il boss fight vero e proprio è quello lì che li evoca. Ma come boss fight, ragazzi, fidatevi, è una vera cagata. Se poi ci andate a fondo, diventa ancora più semplice. Perfetto. Ma dannazione. No caro, non stavolta. Muori. Olle, preda uccisa. Stay down. Comunione. Ok. Dopo aver fatto questa grandissima figura di merda, possiamo andare avanti. Contiamo qui, boom. Uccidiamo lui e prendiamo un'altra runa che si trova esattamente qui. Una chiamata all'aldilà. E qui sopra siamo sopra l'Amelia, se vi ricordate la boss fight. E adesso, beh, ce n'è un'altra di boss fight. Già. Se ne stanno due di fila qui. E sinceramente non so se riuscirò a batterlo al primo colpo. Questa è una boss fight che mi ha sempre dato parecchi problemi. Anche se sinceramente so come batterlo facilmente. Va bene, allora, con calma. Altare della disperazione. Allora ragazzi, io ve lo dico, non parlo. Fate quello che faccio io possibilmente. È un consiglio che vi do. Ok, si anima. Ebrietas, figlia del cosmo. Bene, perfetto, ti ha sfruttato, ottimo. Proprio il contrario di quello che volevo che succedesse. Ma complimenti Andrea, sei sempre un campione. Sempre. Sempre nei nostri cuori. Questa cosa che dello shot però mi gusta un pochetto. Calice delle origini di Ptumeru. Ok. Ok. No, comunque sta cosa dello shot a me mi puzza un pochetto, ragazzi. Ve lo devo proprio dire. Mi puzzano un poco. Tu devi morire. Te altrettanto. Rimandiamo sull'ascensore. Comunque la strategia, ragazzi, è quella di fargli buttare giù la testa e dargli di brutto giù. Proprio di cattiveria. Ok. Bisogna proprio dargli di cattiveria senza pietà. E Briedas è un boss semplice, veramente semplice. Solo che se non lo sapete affrontare, beh, può risultare un gran dito nel sedere. Ah, dove stanno i miei echi? Ah, eccoli. E non li trovavo. Ok. Bravissimo. Grande Briedas.
sempre i nostri cuori. Va bene, va bene, va bene, meglio che me sto zitto. Ma porca trova. Ok, va bene. Cioè no, non va bene per niente. Ciao ragazzi, queste ultime puntate stanno andando veramente a schifo. Io vorrei capire perché questa adesso mi sciotta. Seriamente, perché mi sciotta? Forse perché c'ho poca difesa? Sì, è probabile. Anche perché non è che c'ho tutta questa gran protezione. Va bene, allora andiamoci direttamente di a fondo e via. Allora. Ora sto zitto. No. No ragazzi, io non commento, quello che è appena successo. Non ho parole. Non ho parole. Sto facendo un sacco di errori idioti, 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 idioti. Questa è una boss fight semplicissima e sono morto 3 volte di fila. Mio Dio, mi dovrei far schifo da solo. E tranquilli, mi sto a fa schifo da solo, non è che... Anzi. Muori, perfetto. Muori anche tu. Ho perso pure 33.000 anime in tutto questo, ottimo direi. Sali, forza, ascensore, dai. Mamma mia, ragazzi miei. Dai, forza, forza. No, non voglio evocare nessuno, anche perché sennò sarebbe la doppio della vita. E sapete com'è, non c'ho voglia di affrontare un boss col doppio della vita. Adesso evitiamo i suoi colpi, perché a quanto pare il signorino cicciotta. Forza. Uno. Dobbiamo aspettare che sta il colpo in testa. Io mi trovo bene quella maniera a sconfiggerlo. Solo così. Io mi trovo benissimo a sconfiggerlo in questa maniera, ragazzi. Che devo fa? Ok. Attenzione alla carica. Un colpo ogni tanto. Forza, fai la faccia da terra. Ok. Boom! Ma che po... No ragazzi, no. 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 No, 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 no. Questo episodio sta andando veramente a schifo. E non va bene, questo non va bene, non va bene manco per niente. Quindi facciamo così. Forse è venuto decisamente molto corto questo episodio, quindi io lo stoppo qui e combatto questa boss fight da solo finché non ci riesco. Quindi ci vediamo al prossimo episodio. E beh, speriamo di sconfiggerlo. Anzi, spero. Non c'entrare niente. Quindi ragazzi, vi ringrazio per il video, lasciate like, commento, sempre se volete iscrivervi al canale. Al vostro giorno è tutto. Stay hollow!